Zona Nord. Dopo vi sveleremo dove. Allora, questo è il becco di Filadonna. Noi dovremmo salire da qua, dalla Vallarga, o da quest'altro canale, che invece è il canale nord del becco di Filadonna. Adesso vediamo in base alle condizioni. Ciao guys. Ciao. L'idea di oggi è quella di salire su in Bigolana, ovviamente, però passando da nord questa volta, e in particolare o per la bocca di Vallarga o per il canale nord. Adesso poi valuterò un po' le condizioni e decidiamo, insomma. Partiti. Allora, qua siamo Malgados del Bue, seguiamo per il 445 e poi a un certo punto prendiamo il canale che sale dritto per il becco e poi la valutiamo. Si prospetta una bella giornata. Quante volte ho fatto questo sentiero qua nel bosco che parte dal Dos del Bue. Questo è quello che poi ti regala la montagna, oltre alla fatica, no? Poi c'è la ricompensa. Bello. Provo a metterti i lamponi qua. Sì. Ok, qua ci innestiamo sul canale e sopra iniziano a vedersi le pareti. Inizia a essere bella, eh? Caldonazzo giù. Allora, questa è la parte bassa del canale, già è abbastanza pendente e sopra si apre lo spettacolo. Allora Giulia, indica. Contenta, eh? Sì. Allora, questo qua, becco di Filadonna, noi adesso dovremo entrare, se facciamo il canalino, là dentro, se no la Vallarga mi va qua a destra. Ma guardate che bello, eh? Aspetta, eccolo là, la Madonnina, il frate, dietro c'è il bivacco, e qua il becco. Alla fine mi sa che prendiamo il canalino nord, dai. Ha fatto un traversino un po'... Ti ho legata come un salame, eh? Manca poco, eh? Sneaker, come Kilian. Ecco la cornice di uscita. Ah, quella è la cornice di uscita? Le ultime roccette. Quale sasso? Il sasso è il becco di Filadonna. Ha chiamato sasso il becco di Filadonna. Bannate la vita! Ale Giulia, 10 metri sei su. Brava. Metri. Oh, mamma mia. Woohoo!
Allora, guarda come si apre la vista qua, eh? Uhuhu! Che figata! Ogni volta veramente... Vai, ci facciamo insieme gli ultimi metri per arrivare al becco. Ale. Ok, qua abbiamo attraversato e siamo arrivati alla bocca di Vallarga. Adesso ci buttiamo giù perché il vento viene da qua, quindi fa freddino. Messi gli sci, scendiamo qua per la Vallarga, una splendida vista su Caldonazzo e la Valsugana. Sono. Bellissimo. Sono arrivati alla macchina. Allora, beh, la gita è sublime. Siamo saliti su, alla fine, per il canalino nord del becco e scesi per la Vallarga. Però io voglio che ci sia anche Giulia nelle riprese. E perché oggi era la prima volta con i ramponi e voglio che ci dica un attimo, in poche parole, come se gli è piaciuta, insomma. Sì. Mi è piaciuta tantissimo, devo dire che tecnicamente non è facile, però la soddisfazione è immensa. Se sei sopra, quando poi si apre, si vede tutta dall'altra parte la riserva, una figata. Neve per scendere, bellissima, peccato che mi sa che è uno degli ultimi giorni, purtroppo. Ciao! E adesso pizza!